ONG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Agropoli Generation. Nuovo appuntamento firmato ANG in Radio Agropoli Generation. Oggi parleremo di minori, un tema profondo e delicato. Ai nostri microfoni Giulia Operato. Ben trovata Giulia e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitata. Bene, una brevissima presentazione su quello che in pratica tu fai. Tu aiuti le persone e nello specifico i minori e le famiglie. Responsabile quindi della comunità educativa La Conchiglia, accogli madri e gestanti con minori, quindi operi nell'assistenza e l'educazione del nucleo familiare. Detto bene? Sì, sì, corretto. Noi ci occupiamo di minori, ma anche di madri con bambini che si trovano in difficoltà, quindi accogliamo sia nuclei familiari composti da mamma e figli, sia minori che sono stati allontanati dalla famiglia di origine. Noi come casa famiglia, appunto, come ti dice lo stesso termine, il nostro scopo comunque è dare un calore familiare a questi bambini che si trovano allontanati da quelli che sono gli affetti più cari e si trovano a dover far fronte comunque a una realtà nuova, come puoi immaginare, come essere in una comunità e quindi condividere la vita quotidiana con altri bambini, altre persone che non appartengono al tuo nucleo familiare. Bene, bene, bene. E chi c'è nella comunità adesso? Che cosa fate? Nello specifico, come assistite a queste persone? Allora, queste persone ovviamente ci sono segnalate dai servizi sociali territoriali di competenza e quindi vengono poi collocate all'interno della comunità. La loro vita si svolge, va bene, in questo momento di lockdown sappiamo bene che un po' è tutto stravolto, ma prima di questo periodo la loro era una vita totalmente normale, ovviamente impostando una sorta di regole sociali, quelle di base, no? Poi che abbiamo tutti noi nelle nostre famiglie. A questi bambini sono un po' mancati, perché quando poi si viene da una realtà difficile, ai limiti della soglia della povertà, è ovvio che si tende a non avere tante regole, un'organizzazione, diciamo, no? Come può essere quella normale che può essere per noi, in realtà va reimprontata. Quindi una serie anche di regole, ma dalle più basilari, come i bambini magari mi aiutano a mettere la tavola o aiutano a sparecchiare, ma anche la frequenza scolastica, che spesso abbiamo casi di assenteismo scolastico. La frequenza, magari le bambine facevano i corsi di ballo, poi abbiamo fatto delle belle iniziative anche la Diga Lento l'anno scorso, insomma una vita normale come dovrebbe essere per ogni bambino del mondo, no? E sì. Anche sì, però a volte queste realtà sembrano distanti e invece non lo sono, sono più vicine di quanto noi possiamo immaginare. Beh, in effetti volevo darti proprio l'opportunità di raccontarci questo mondo, perché se ne parla poco, ma se ne parla anche, tra virgolette, male. Si parla sempre di queste associazioni, di queste comunità educative, sempre in modo un po' forse sbagliato tante volte. L'immagine è quella che riceviamo noi persone al di fuori è contorta. Sì, allora guarda, quello che posso dirti io conosco la mia realtà, per cui mi senti? Sì. Sì, la mia realtà, per cui una realtà che vivo non da tantissimo, ma da comunque 4 anni, è una bella fetta, diciamo, di vita, no, per me. E noi accogliamo questi bambini casa famiglia, ti ho detto all'inizio e te lo ripeto, nel senso che famiglia, quindi questi bambini devono trovare quell'accoglienza, quell'accoglienza che non deve essere ovviamente sempre essere accondiscendenti, no, ma dare proprio il senso di quella madre e quel padre che noi ovviamente non possiamo mai sostituire, perché noi siamo educatori.
però educare anche al rispetto altrui, alla condivisione. Oggi, allora, proprio ieri una mia ospite mi faceva una battuta perché l'altra sera avevano visto il Grande Fratello e allora mi dice, erano tutti a tavola, no? Poi sono abbastanza, ma noi siamo un po' come il Grande Fratello, ha detto. C'è una condivisione di persone diverse, culture diverse, strati sociali diversi. Messi a confronto. Messi a confronto e a convivere, più che a confronto. Però ti posso assicurare che poi ogni qualvolta che un nostro ospite va via, o perché quello che noi auspichiamo il più delle volte è il rientro in famiglia, perché noi dobbiamo lavorare per quello, no? Noi dobbiamo dare una collocazione a questi ragazzi affinché la famiglia, diciamolo, d'origine affinché la famiglia d'origine possa rialzarsi, crearsi un'indipendenza socio-economica tale da fare rientro in famiglia. Lungi da noi volerci tenere questi bambini, non è giusto neanche per loro, per tutto l'amore che noi possiamo dare, il rientro in famiglia è sempre la condizione migliore. Bene, grazie. Passiamo subito alle domande, perché qui ci sono i miei amici che hanno voglia di farti un sacco di domande e conoscere questo mondo. Antonietta. La mia domanda è proprio per questi bambini che non hanno la possibilità di ritornare dalle proprie famiglie e che molto spesso restano nelle comunità proprio durante il periodo di crescita, tipo da bambino, adolescente, fino alla maggiore età. Perché i percorsi di adozione e quelli di affidamento risultano così difficili? Allora, ci sono sicuramente dei casi in cui purtroppo si cresce in comunità, ma è la minoranza delle volte, perché proprio perché c'è bisogno assolutamente del rientro in famiglia o in una famiglia. E purtroppo, guarda, avrei tante cose da risponderti. I percorsi del Tribunale per i minorenni purtroppo a volte sono molto lenti, questo lo dobbiamo dire, è una realtà. E poi ci sono anche da dare dei dati oggettivi come l'età dei bambini, che a volte implica può essere un pregiudizio. Sai, magari portarsi a casa un bambino che è già formato, che poi non è più bambino perché magari ha 15 anni, è diverso da crescere un bambino di 2 anni, lo sappiamo. E quindi c'è anche forse questa paura. Quindi credo che a volte è un po' il problema età, a volte è un po' il problema proprio burocratico, perché passa il tempo intanto che si prendano delle decisioni, si valuti veramente un reale allontanamento, perché anche per il tribunale non è semplice decidere un allontanamento dalla famiglia d'origine, cioè l'ultima delle cose che vorrebbe fare un tribunale. Quindi prima di farlo i tempi sono lunghi, quindi sono vari aspetti, credo, che portano questa burocrazia un po' lenta, tale che poi i bambini si ritrovano a stare qualche anno in comunità. Bene. Grazie. È così. Daniele. Sì, buonasera. Volevo chiedere gli aspetti, diciamo, più complicati del suo lavoro, quali sono? Allora, l'aspetto più complicato del mio lavoro è dividere il lavoro dalla vita, dall'emotività, perché poi quando condividi ogni giorno delle storie che sono talmente forti, come dicevo prima, sembrano cose così lontane, non lo sono, e allora poi a un certo punto te le senti sulla pelle, però non puoi sempre farlo, devi imparare a dividere la professionalità dall'empatia, che a volte eccede, almeno nel mio caso, perché sono una persona molto empatica, quindi mi porto anche gli stati d'animo di queste persone a casa a volte. Però ti posso dire che se questa è una pecca, nello stesso tempo per me è un pregio,
Cioè, nel senso che come fai a non farlo in questo modo? Credo che sia l'unica strada possibile, perché altrimenti sarebbe solo un lavoro e questo non è solo un lavoro. Quindi empatia un po' è il difetto, ma un po' è anche il pregio di noi educatori, di tutti i miei colleghi, per l'amor di Dio, che sono una squadra bellissima. Capito, grazie. Grazie a te. Buonasera. Buonasera. La mia domanda è una domanda un po' particolare. Siccome lei mi ha parlato un po' che questi bambini, questi ragazzi vengono tolti alle famiglie per il sistema, per la posizione economica in cui si trovano e tutto il resto, spesso si vede in TV questi bambini che girano in questi campi rom, non hanno una possibilità economica, vivono nella sporcizia e tutto il resto. Perché la legge, lo Stato non interviene in questi posti e lasciano stare questi bambini, li lasciano crescere lì a loro stessi? Guarda, io non ti posso rispondere a questa domanda, cioè nel senso che ti posso dire quello che penso io, non so perché lo Stato non intervenga, nel senso che noi siamo comunque strutture che lavorano con i servizi sociali, per cui noi abbiamo dei minori che vengono segnalati a livello territoriale, capisci? Poi ovviamente che io o tu o un'altra persona possono vedere per strada semplicemente una realtà per cui tu stesso, no, dici perché questo bambino deve stare qui a mendicare o non va a scuola. Abbiamo una realtà anche nel nostro territorio, no? Sappiamo assenteismo scolastico, come siamo messi, eccetera, eccetera. Però nel nostro caso specifico, noi lavoriamo comunque con il piano di zona territoriale. A livello personale, io come persona, come cittadino, non come coordinatrice di una comunità, ci posso fare ben poco, nel senso che posso fare una segnalazione. Capisci? Però se tu ti aspetti che lo Stato, detto così, a livello anche un po' come utopia, possa intervenire, è una cosa ben lontana dalla realtà, purtroppo. Cioè nel senso che vanno fatte, proprio io ti parlo dell'iter, vanno fatte delle segnalazioni affinché questi bambini vengano presi in carico. Grazie Giulia. Hai nominato il piano di zona, hai parlato di segnalazioni. Qual è il percorso e il tuo ruolo in questo percorso, in questo iter, dove si colloca? Il percorso, tu mi intendi dei bambini? Sì. Dei ragazzi? Va bene, allora il percorso dei ragazzi è un percorso iniziale di adattamento. Di adattamento a una nuova realtà, a nuove persone estranee. Però ti dico che poi nel corso del tempo c'è un legame così forte tra queste persone che ogni qualvolta anche uno di loro va via, che è successo proprio pochi giorni fa, insomma tutti si stringono in questo grande abbraccio, si commuovono, eccetera, eccetera. Anche io. Ti vedo abbastanza commossa, devo dire la verità, in questa intervista. E quindi ti stavo dicendo il mio ruolo, vabbè, io essendo la responsabile della struttura sono quella con cui un po' si interfacciano tutti, però ho comunque delle colleghe molto molto competenti che sono tutte dei punti di riferimento, perché poi ovviamente noi cerchiamo, anche se non potremo mai riuscire al 100%, di sostituirci alle figure di riferimento, perché è proprio quello che poi in realtà è mancato, no? Altrimenti non ci sarebbe stato l'allontanamento. Per cui il bisogno di dare anche un'identità più sicura, di consolidare proprio l'autostima che perdono questi bambini, no? Nessuno mi vuole bene, perché invece no. Tutto si può risolvere, questo è un percorso, questa è una deve essere un trampolino di lancio verso una vita migliore, no? Un cambiamento positivo. Quindi all'inizio io non ti nego che tutti i minori ovviamente si trovano in una realtà spaesata e quindi l'adattamento, diciamo che è la fase più delicata, cioè quello iniziale.
Poi ci sono anche dei momenti di ribellione, ovviamente, perché sto qui, è un po' come si crede, anche erroneamente, si dà sempre la colpa al sistema, no? Quando invece noi siamo lì veramente per aiutarli, perché altrimenti i genitori non avrebbero avuto un'altra via d'uscita. Cioè, un momento, ti ripeto, un trampolino, loro ristabiliscono le loro condizioni tali da, e voi intanto sarete accuditi bene, farete il vostro percorso in base alla vostra età, anche con un sostegno psicologico. Quindi sono anche le famiglie che poi devono fare un percorso parallelo? Soprattutto, perché la fase dei bambini è quella di accettazione della nuova condizione, no? Devi lavorare su quello, perché sai, poi tra i compiti, tra le attività ludiche, la giornata passa, ma ciò che invece è importante è l'attività parallela, il percorso parallelo che deve compiere la famiglia. È lì che parte tutto, è lì che si deve realizzare tutto. Cioè, senza, deve essere un lavoro fatto insieme, no? Non come tu mi dicevi, non ricordo se tu o qualcuno che mi ha fatto qualche domanda, però si parla sempre male, cioè la casa famiglia è sempre etichettata male, poi abbiamo sentito tante cose anche dai media, e quindi ovviamente non conoscere questa realtà è facile additare. Ma non è assolutamente così, è un lavoro che deve essere fatto tra famiglia e comunità e il fine deve essere unico, perché in quel caso sarà una vittoria anche per noi, vuol dire che abbiamo lavorato bene. Esattamente. Bene, Nunziatina, vuoi fare una domanda? Sì, Ivana, volevo chiedere quali sono i requisiti necessari per entrare in questo ambito? I requisiti fondamentali, a parte il titolo di studio ovviamente, che deve essere sempre in ambito sociale, quindi educatore per l'infanzia, sociologo, psicologo, assistente sociale, eccetera, eccetera, deve essere, come ho detto prima, l'empatia e la capacità anche di far fronte a essere un po' una sorta di spugna per le persone che ci sono intorno, perché tutti magari vogliono sfogarsi, parlare, avere un consiglio, e quindi sono requisiti morali e oltre che didattici, diciamo così. Va bene, grazie. Grazie a te. Bene. Ci puoi raccontare una tua esperienza bella in questo lavoro? Guarda, allora, sai, quello che mi piace è quando arrivano persone di etnie diverse, perché veramente è bellissimo non solo sentirselo raccontare, ma proprio entrare in quelle culture. E noi abbiamo avuto dei ragazzini somali e quindi abbiamo vissuto tutto ciò che anche la mamma di questi bambini hanno raccontato. Ciò che noi sentiamo in TV invece lo avevo lì davanti, no? Quindi questa traversata nei barconi, queste cose veramente inimmaginabili. E comunque proprio conoscere tutte queste culture diverse a me piace tantissimo. E poi la cosa che mi piace è vedere come all'inizio si guardano tutti in cagnesco e poi come dopo invece tutti in questo grande abbraccio, tipo adesso stanno organizzando i festoni, Natale, il cenone, tutto quel senso di calore, di, sai, finisce la paura, finisce la preoccupazione, cose che poi per dei bambini di una certa età non dovrebbero essere proprio nei loro problemi, nei loro pensieri. E quindi quello che mi piace è vedere questo, vedere questi sorrisi, questi disegni che ti fanno, queste poesie. Qual è l'età minima di accoglienza della struttura? Guarda, noi abbiamo sia minori, come ti ho detto, che madri, e abbiamo avuto nascite in struttura. Quindi ci sono arrivate, wow, mamme in gravidanza, in due casi.
Quindi 0 anni, perché praticamente ci sono proprio nati in struttura. Poi fortunatamente entrambi i nuclei sono tornati alle famiglie, però sono nati. Attualmente abbiamo dai 14 mesi ai 14 anni per quanto riguarda i minori e poi mamme di varie età. Quante persone può ospitare la struttura? 10 persone, però se sono fratelli anche qualcuno in più. Bene, il nostro tempo a disposizione purtroppo è terminato. Giulia, ti ringrazio tantissimo per questa testimonianza. Penso che sia stata una delle interviste più belle che abbia fatto. Spero di rivederti e di avere altre possibilità di intervistarti. Grazie mille. Per me è stata un'esperienza bellissima. Grazie perché fate in modo che questa realtà venga conosciuta e finalmente si possa capire la verità di noi operatori che siamo nel settore e dell'amore che mettiamo nel nostro lavoro. Grazie a te veramente. Grazie. E da ANG Radio Agropoli Generation è tutto, arrivederci alla prossima puntata. ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Agropoli Generation è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.